Azzacento è un sonetto composto da 14 versi endecasillabi, raggruppati in due terzine e in due quartine con rime alternate nelle quartine. Abab, abab sponde barra onde, giacque barra nacque, feconde barra onde, tacque barra acque ed invertite nelle terzine. Cdie, cie di esilio barra figlio, sventura barra sepoltura, Ulisse barra prescrisse. Il sonetto venne composto nel 1802-1803 quando Foscolo era esule politico. Il poeta rivolge idealmente alla sua terra natia, Zantii, chiamata ai cani il nome antico di Zacinto, un estremo saluto in quanto consapevole che non riuscirà più a tornarvi in vita. Il ricordo della patria si abbina ai miti classici, come la nascita di Venere e la celebrazione poetica che Omero fece di Ulisse, eroe ramingo che, dopo molte peregrinazioni, riuscì a tornare a casa. Foscolo si identifica romanticamente con il mito di Ulisse, ma il suo incontro con la patria sarà però solo ideale, in quanto il vero e proprio ritorno gli è per sempre negato. Il tema ispiratore del sonetto è quello dell'amore verso la patria, dell'esilio, accompagnato da quello più romantico della morte e della tomba. Tuttavia nel Foscolo non vi è né angoscia né disperazione, ma una lucida accettazione del destino che gli ha prescritto una morte senza conforto. Il significato del sonetto si può intendere come un canto del poeta per la patria lontana che diventa canto d'amore del figlio per la madre. La vita sofferta dell'esule rende più dolce il ricordo dell'infanzia e degli affetti lontani, per poi richiudersi nello scoramento del presente.